Eccoci qui, benvenuti a tutti. Siamo qui ancora una volta con una delle nostre video interviste. Oggi è una puntata un po' particolare, nel senso che andremo a parlare di numero verde 800 che tutti noi conosciamo da sempre, perché è uno strumento che vediamo ovunque, in TV, soprattutto in TV, sui giornali, su qualsiasi tipo di materiale di marketing. Però l'intervista di oggi è atta ad analizzare come si è evoluto il concetto di numero verde 800, come è cambiato negli anni e di come soprattutto sia diventato uno strumento alla portata veramente anche della piccola e media impresa italiana, che è, voglio dire, il vero tessuto imprenditoriale nostro. Nella fattispecie capiremo se il numero verde 800 sia possibile, sia uno strumento che può servire per aumentare il coinvolgimento dei propri fan. Vedremo se può aiutare le piccole e medie imprese a generare nuovi potenziali clienti. Vedremo se effettivamente è uno strumento valido per aumentare le vendite, che poi è quello che poi fondamentalmente ci interessa sempre a livello di azienda, e altro piccolo dettaglio, se sia possibile strutturarlo all'interno di una strategia specifica per riattivare anche i vecchi clienti che magari per X motivi si sono persi un po' per strada. Ecco, queste sono proprio alcune delle domande a cui cercheremo di dare una risposta oggi. Non lo farò io, nel senso che io sono come voi un ascoltatore, perché lasceremo parlare ovviamente chi è specializzato in questo, che è Gaia. Gaia è la responsabile marketing di Numero Verde 800, ok? E qui ci faremo appunto una chiacchieratina spassionata in merito a quelle che sono le potenzialità del Numero Verde 800. Devo raccontare un piccolo aneddoto, nel senso che io ho conosciuto Gaia, perché è importante anche, insomma, che tutti sappiano come faccio a conoscerla, fondamentalmente. L'ho conosciuta come tanti altri imprenditori dal momento in cui mi sono imbattuto nella necessità di avere un numero verde 800 a disposizione di uno dei nostri clienti, che avevano la necessità ovviamente di dare un'immagine diversa rispetto ai propri competitor, soprattutto visto e considerato che questo nostro cliente è un cliente che lavora su base nazionale ed europea. Ok, ho conosciuto Gaia appunto in questa occasione, ci siamo subito allineati a livello di modo di pensare, modo di affrontare le sfide quotidiane in maniera 2.0, tra virgolette, in maniera un po' più moderna, in maniera non statica, in maniera più fresca rispetto a quello che è stato fatto in passato. Poi da lì le cose si sono evolute, sono andate avanti, nel senso che un bel giorno Gaia mi scrive una mail carinissima chiedendomi la mia disponibilità ad essere intervistato per un articolo sul blog di Numero Verde 800. L'articolo, devo dire, per quanto mi riguarda, è venuto bellissimo, fighissimo, mi è piaciuto molto, però poi le cose non sono finite lì, nel senso che successivamente poi Gaia mi ha chiesto di poter prendere spunto da quelli che erano i contenuti dell'intervista per andare a costruire un qualcos'altro di ancora più ambizioso dal suo punto di vista, che è il suo primo libro, che ho avuto il piacere e la fortuna di ricevere in anteprima, prima di tutti gli altri, e di poter leggere e dare ovviamente anche poi un feedback sincero e spassionato e oggettivo il più possibile a Gaia. Ecco, questa è la breve introduzione, quindi diciamo che il momento è quello giusto e caldo per partire. E quindi ciao Gaia, Ciao Andrea, è un piacere. benvenuta. Partiamo subito perché ovviamente le persone vorranno anche conoscerti un po' di più dal punto di vista poi personale. Quindi ci racconti Certo. un po' di te e di come sei arrivata lungo il tuo Ok. percorso a fare quello che fai oggi.
Ok, benissimo. Allora, io sono qui in questo ruolo semplicemente perché mi sono fatta guidare dalla mia voglia di andare sempre oltre e di non accontentarmi. Qualche anno fa mi sono laureata in luglio ingegneria, in luglio, e stesso in luglio sono entrata in numero verde 800 come stagista, semplicemente per imparare e apprendere. E durante questo periodo ho affiancato veramente tutti, cioè senza distinguere il ruolo strategico di quel componente, perché ci tenevo ad apprendere qualsiasi cosa e sentivo che in quell'azienda c'era qualcosa di speciale. Ecco, ho cercato di trasformarmi in una spugna in modo da apprendere quanto più potevo. Ovviamente poi io dal mio canto ho individuato blog, libri, podcast, quindi mi sono rimessa a studiare. E poi appunto si è aperto tutto un percorso che oggi mi porta ad essere la frontwoman di questa azienda, che comunque è un brand che è da oltre 15 anni sul mercato ed è un'azienda in continua crescita. Quindi ricopro sicuramente questo ruolo con onore e rispetto. E quindi ecco, quindi oggi mi ritrovo ad essere il volto di questo brand, e come tu hai ben detto, a settembre è uscito appunto, come già ti ho fatto vedere, il mio libro, e Fatti chiamare, che sicuramente l'ho scritto io, però è un vero concentrato delle esperienze che io ed il resto del team abbiamo accumulato in 15 anni, perché comunque c'è in 15 anni si vede, si esplora, si cambia, si provano delle strade che non danno frutti, quindi si aggiusta il tiro. E tu pensa che oggi siamo l'unica azienda specializzata nel numero verde, cioè siamo gli unici che ci occupiamo solo e soltanto di attivare il numero verde alle aziende. E infatti all'interno del libro, come tu hai ben letto, oltre a leggere particolari contenuti tecnici sullo strumento, si leggono anche strategie e pratiche tecniche per potenziare il marketing, o si leggono le testimonianze degli imprenditori che lo utilizzano quotidianamente, imprenditori che si occupano di qualsiasi cosa, cioè non abbiamo una categoria che è omogenea di imprenditori, perché c'è l'imprenditore che ha più un business online, c'è cioè un imprenditore che ha un business più fisico, o c'è anche il cliente che lui stesso si occupa di potenziare il brand a sua volta dei suoi clienti, quindi l'imprenditore che a sua volta consiglia il numero verde ai suoi clienti, un po' come hai già fatto tu, ok? Magari quando io all'inizio ho scritto il libro, c'è stato qualcuno che mi ha detto in maniera molto spontanea, mi ha detto: ma cosa c'è da scrivere su un numero verde? Ecco, poi alla fine hanno ricevuto un libro di 340 pagine, ma questo perché ancora oggi si fa l'errore di vederlo solo come una linea di telefono, cioè come solo come un servizio di telefono, ciò che in realtà non è così, perché è uno strumento, un vero e proprio strumento di marketing che ti consente di potenziare l'immagine del tuo brand, acquisire contatti qualificati e fidelizzare i clienti che già hai. Perfetto, e in effetti devo dire che te l'avrei detto tra un attimo, Ok. quando io ho ricevuto il libro, cioè vedo 340 pagine e dico, cavoli Gaia, cioè deve averla diluita la minestra per riempire 340 pagine. Poi l'ho letto ed effettivamente la cosa che maggiormente mi ha stupito è che
Gli unici passaggi che vengono ripetuti sono quelli importanti per l'imprenditore, ok? E la cosa di estremo valore che ho trovato all'interno del libro è che fondamentalmente non sta parlando di teoria, non sta facendo lo spiegone, cercando di convincere l'imprenditore a fare qualcosa. È un libro che trova il suo vero valore nel carico di esperienze dirette su campo, sia tue che degli imprenditori che sono stati coinvolti e che hanno contribuito Esatto. al contenuto. E quindi effettivamente la cosa che mi è piaciuta molto, dico sì, 340 pagine, a parte che si legge, te l'ho detto, no, forse in un paio di settimane. L'ho letto tutto quanto compatibilmente con gli impegni, anzi mi sono Certo. anche scusato No, di tranquillo. averci impiegato un po' di più, però per me era importante darti un feedback prima ancora che il libro fosse pubblicato su Amazon. Sì. E quindi dico, cavoli, è stata bravissima, quindi tutti i miei complimenti perché c'è contenuto che lascia trasparire una grande esperienza e preparazione in tal senso, perché fondamentalmente poi un imprenditore, quando decide di affidarsi ad un nuovo fornitore, nella fattispecie di uno strumento di marketing, Sì. anche un po' delicato se vogliamo, come questo, ha bisogno dall'altra parte di avere comunque un'azienda seria, affidabile, ok? E che non lo metta in condizione di, passami il termine, rovinarsi la faccia lì fuori già domani mattina, ok? Bravo, Perché? Perché siamo bravo. in un mercato altamente competitivo. L'accesso alle informazioni da parte dei potenziali clienti delle aziende è immediato. Pensiamo che fino a 15 anni fa, 20 anni fa, internet non esisteva, sicuramente le cose erano più facili per le aziende, Sì. però diciamo che oggi è vero che il cliente arriva in maniera molto più consapevole sulle cose, anche per carità, spesso sbagliando. Nel senso che si fa delle convinzioni che poi sono errate. Però questo mette in condizione le aziende che lavorano con etica e serietà di spiccare rispetto alle altre. Quindi diciamo che l'avvento di internet va visto come un'opportunità, ok? Va utilizzato come un'opportunità. Va utilizzato e quindi non va osteggiato come l'origine di tutti i mali, nel senso che se qualsiasi imprenditore che ha un'azienda porta fuori il proprio messaggio nella maniera corretta, etica, Esatto. responsabile, okay, e trasparente possibile, i benefici sono molto più veloci rispetto a una volta. Quindi ci sono nascoste un sacco di opportunità, basta saperle vedere, no? Esatto. E quindi, visto che abbiamo parlato poi dell'imprenditore, secondo te, Sì. pensando a numero verde 800, in quale contesto si trova oggigiorno a dover operare l'imprenditore sul mercato? Sì, ti spiego. Quello che io noto è che oggi il mercato è formato da tante piccole, medie o anche micro aziende che sono tutte uguali fra di loro, cioè sono tutte molto valide, okay? Però sono tutte molto uguali fra di loro, molto simili fra di loro. Quindi il potenziale cliente, quando si trova a dover scegliere se acquistare un prodotto o un servizio da un'azienda A piuttosto che da un'azienda B, lo fa soltanto andando a verificare il prezzo finale, ok? E quindi poi si va a scatenare la battaglia dei prezzi, perché il potenziale cliente non percepisce la differenziazione, cioè non percepisce la motivazione per cui scegliere l'azienda A piuttosto che B, e quindi sceglie quella dove ha un maggior risparmio. Okay? In più, sommato al fatto che, come tu hai già detto, poiché non tutte le aziende hanno una presenza online, nel mercato online, una presenza sui social, poi si va a sommare magari collaboratori che sono un tuttofare, quindi non hanno collaboratori specializzati, vai a sommare anche poi i problemi di ordinaria
quotidianità, che sono il commercialista, le tasse, la burocrazia e quant'altro. Sommaci in più quello che tu hai già detto, ovvero che il cliente oggi è più informato e consapevole di quello che vuole, perché prima di acquistare fa comunque una ricerca, che è minima o ampia, poi dipende appunto dal soggetto in questione. Però il potenziale cliente oggi ha la convinzione di saper scegliere in autonomia qual è la miglior cosa da acquistare, indifferentemente se è un oggetto o un qualcosa di più elevato. E quindi in tutto questo scenario, che da un lato è competitivo, da un lato è concorrenziale, dall'altro è indifferenziato, sembra un po', ecco, un tunnel dal quale non si vede la luce. Ed è proprio qui che il numero verde 800, anche se non sembra, ma ha un suo ruolo, ha un beneficio. Per quale motivo? Perché in questo scenario, utilizzando un numero verde 800, nell'immediato si va a lavorare su due fronti: potenziare l'immagine del brand e differenziarsi dal concorrente. Potenziare l'immagine del brand per quale motivo? Perché ancora oggi chi vede un numero verde 800 su qualsiasi fonte, che può essere un sito, il bigliettino da visita, lo stampato, il preventivo stesso, qualsiasi forma, sia online che in cartaceo, se vede un numero verde 800, pensa che dietro quel numero c'è un'azienda grande, strutturata e leader nel mercato, di Di riferimento. competenza. Esatto. Quindi già con il solo mostrare il numero verde vai a potenziare l'immagine del tuo brand. Questo avviene per un motivo ben preciso, perché in passato, parliamo intorno agli anni 90, il numero verde veramente veniva utilizzato solamente dalle aziende grandi, perché le telefonate avevano un costo, non è come oggi, avevano un costo. Quindi per il potenziale cliente era una pill forte poter chiamare senza pagare, ma se il potenziale cliente chiama e non paga, ovviamente c'è l'azienda che dall'altro lato si sobbarcava i costi della chiamata. Quindi sostenere un costo di chiamata, quindi un investimento per poter ricevere le chiamate. Quindi solo un'azienda grande poteva permettersi questo investimento, Certo, ok? sembra che siano effettivamente, sembra di parlare, scusami che ti interrompo, Sì, io ti interromperò spesso e volentieri, vai. no? Sembra di sentire un racconto del Medioevo, no? Poi in realtà Bravissimo. sono passati solamente 20-30 anni, no? Per cui un Esatto. tempo relativamente breve e diciamo che questo è il trend della tecnologia e saremo sempre più veloci. Esatto. Esatto. Nella fattispecie, per quanto riguarda numero verde e quindi la telefonia, parliamo del contesto telefonico, siamo passati da una situazione in cui la telefonia costava veramente un sacco di soldi ed era d'appannaggio veramente di pochissime realtà, che Esatto. necessariamente erano quelle grosse perché avevano le più grosse disponibilità economiche, ad un modello attuale prettamente digitale. Nella telefonia addirittura il VoIP, quindi il fatto che una telefonata possa navigare È tramite vero, è internet, vero, è ok? Ed è verissimo. una condizione in cui la telefonata non è più il vero valore in quanto gratis, quindi siamo passati da un estremo all'esatto opposto, ok? Esatto. Quindi a questo punto, nello scenario attuale, io mi immagino, quindi farò in questo momento anche la parte un po' dell'imprenditore. Sì. E allora la primissima obiezione che mi verrebbe da fare è: cavoli, ho capito tutto quello che mi hai detto, quindi numero verde sì, interessante per il posizionamento del brand, Sì. per dare un'immagine molto più strutturata rispetto al tradizionale, Esatto. però
io ho la possibilità di telefonare gratis, metto sul mio sito un numero geolocalizzato piuttosto che il mio numero di cellulare, oppure metto il mio contatto WhatsApp e le persone possono mettersi in contatto con me, io non spendo nulla. Okay? Questa è un'obiezione molto tipica, no? Esatto, è l'obiezione che ricevo, diciamo, 8 su 10. Questa considerazione si fa perché si vede il numero verde 800 solo, innanzitutto solo come una linea di telefono, innanzitutto, cosa che non è. E poi, cosa ancora più importante, se si fa questo pensiero, vuol dire che si ignora completamente, si ignorano due fasi. La fase di marketing che c'è prima della telefonata, quindi la decisione di chiamare, e la fase di marketing che c'è dopo, ovvero il tracciamento della chiamata stessa. Che cosa intendo? Allora, la fase che c'è prima è la decisione di chiamare, ovvero è quel periodo in cui il potenziale cliente vede il tuo sito, vede il preventivo, vede il bigliettino da visita e si pone la domanda: che faccio, chiamo o non chiamo? Allora, se mostri un numero di cellulare, dai già subito l'impressione che in azienda siete 1, 2, 3 massimo, perché non si può, cioè non si può. Un'azienda che ha un tessuto di tot persone non può pensare di gestire le chiamate con un numero di WhatsApp. Quindi, se tu mostri un cellulare o un WhatsApp, dai l'immagine che sei piccolo e a nessuno piace comprare da chi è piccolo, piace comprare da chi è grande e da chi è leader. Quindi, se mostri un cellulare, cioè dai quell'immagine. Quindi può darsi che il potenziale cliente non chiama perché non gli dai quella fiducia o quella persuasione nel chiamare, da un lato. Se mostri invece un telefono fisso, vuol dire che mostri il prefisso. Magari non sempre, però magari puoi entrare in delicati pregiudizi sul territorio, magari perché hai l'azienda al sud Italia, o perché magari fai o produci un qualcosa di così specifico che non appartiene per storicità a quel territorio. Cioè, vai ad innescare tutta una serie di ragionamenti che inducono il potenziale cliente a non chiamare, ok? Cioè, quindi sì, la telefonata è importante, sì, però non è solo l'atto della chiamata in sé per sé. C'è la fase prima della telefonata e la fase dopo. Qual è la fase dopo? La fase dopo è il tracciamento della chiamata stessa. Che cosa intendo? Con il numero verde noi diamo anche un pannello di controllo con il quale riesce a controllare il funzionamento del numero, ma inoltre genera automaticamente un report. Con tutte le chiamate che ricevi, ok? Dove si vede giorno, ora, numero del chiamante, numero del ricevente. Avendo questo report e quindi il pannello, tu, imprenditore, hai automaticamente creato il database dei numeri di tutti i tuoi potenziali clienti, ok? Questo è un servizio che non ti può dare WhatsApp o il telefono fisso, cioè perché è diversa proprio la motivazione a monte per la quale è nato quello strumento. Numero verde 800 in prepagato è nato per fornire uno strumento di marketing e vendite agli imprenditori. Quindi è stato sviluppato nel tempo, in 15 anni, seguendo quel bisogno, cioè ogni anno si aggiunge qualcosina che va a completare questo bisogno, quindi sta qui la differenza. Sì, mi viene in mente addirittura, secondo me, anche nel post, no? Poi in realtà le Sì. persone che non conoscono tutte le dinamiche Sì. non possono comprendere realmente tutti quelli che sono i vantaggi, però mi viene in Esatto. mente un'azienda, per quanto piccola sia, ha comunque, dal mio punto di vista, l'obiettivo di crescere.
no? Ha il sogno nel cassetto di aumentare le risorse umane, quindi diventare più grande, no? Può essere un obiettivo specifico questo. A quel punto, dal momento in cui io ho tutto un sistema che mi permette di tracciare tutte le telefonate in ingresso, la durata e tutta una serie di altre variabili, ho anche la possibilità di ricavarne degli indicatori per capire, ad esempio, come sta lavorando il comparto commerciale. Esatto, Esempio, esatto. se noi avessimo WhatsApp, non è che posso chiedere al mio collaboratore che mi dia il suo telefono per vedere quanti messaggi ha mandato, quante telefonate ha Esatto, ricevuto. Cioè, esatto. abbiamo un hub, un centro di controllo che permette comunque di monitorare tutti questi aspetti in maniera anche poco invasiva nei confronti del collaboratore, no? Che non si sente Esatto. nemmeno sotto osservazione. Esatto. Ti dico questo, un imprenditore, nostro cliente, un giorno mi ha raccontato come lui utilizza il numero verde e lo fa in questo modo. E, ovviamente istrada il numero sui numeri dei suoi collaboratori, perché appunto il numero verde si può istradare sia su numeri fissi che mobili, okay? Quindi il collaboratore può rispondere sia se è in sede perché suona il fisso, sia se è fuori perché è inserito nel pannello il suo numero mobile. Questo imprenditore mi ha detto: io ho inserito il mio numero mobile come ultima scelta, cioè come ultimo numero in terminazione. Così se mi arriva una telefonata, suona il primo numero del primo collaboratore, suona il secondo numero del secondo, se suona il mio, che è il terzo numero, vuol dire che i miei collaboratori non hanno risposto al telefono. Perché non hanno risposto al telefono? Perché non hanno lavorato la telefonata? Ok? Quindi anche un modo che va a completare quello che tu hai già detto, è anche un modo per controllare il buon operato Certo, dei tuoi collaboratori. e anche per far emergere eventuali criticità, cioè, Esatto. di controllo interno, perché no? Esatto. O magari tu, imprenditore, ti aspetti che ricevi telefonate importanti negli orari di lavoro dalle 9 alle 18. E invece ricevi magari qualche chiamata la sera alle 20, ti faccio un esempio, cioè perché più si va avanti e più i giorni feriali lasciano il tempo che trovano, ormai si acquista, si vende nei giorni feriali, nei festivi, nel weekend, cioè. E quindi se tu mostri sul tuo sito il numero fisso del tuo ufficio e un potenziale cliente magari ti chiama il venerdì alle 18:30 e alle 18:30 fisicamente non c'è nessuno, non è bello che il potenziale cliente chiama e il telefono squilla a vuoto. Anche perché se chiama significa che tendenzialmente ha deciso di acquistare, e se non Verissimo. trova te 2 minuti dopo, visto che poi Esatto. l'acquisto tendenzialmente è un'esplosione emotiva, no? Esatto. È un bisogno che va soddisfatto, no? Quindi tendenzialmente Esatto. quando la persona ha deciso di comprare, se non ti trova, nel 95% dei casi va a comprare subito da un'altra parte, no? Esatto. Ecco, figo. Soprattutto se, appunto, come abbiamo detto prima, le aziende sono poco differenziate, allora se non trova una libera, si rivolge subito al concorrente. Certo, prima ti è sfuggito un termine, ti è sfuggito un termine e non so se qualcun altro attento come me l'ha colto, perché in realtà è oggetto della mia prossima domanda, nel senso Ok. che è tutto chiaro, quindi le potenzialità che dà un numero verde rispetto a un numero fisso o addirittura un numero di cellulare, dei benefici e vantaggi che sono innegabili, sono oggettivi. Non è che sono veri perché lo stai dicendo tu, Esatto. è così e basta, no? E a questo punto l'imprenditore potrebbe dire: sì, ok, tutto figo, tutto bello, ma io sono una piccola realtà e non posso permettermi di avere ulteriori costi fissi. Perché dico questo? Esatto. Perché tu un attimo fa
ti sei lasciata sfuggire il termine prepagato. Sì, Ok? esatto. Quindi adesso io ti chiedo cosa intendi con termine prepagato e come questo aspetto che voi avete inserito, integrato in numero Sì. verde 800 porta ulteriori benefici soprattutto alla piccolissima imprenditoria. Ti spiego subito, hai fatto benissimo a chiedermelo. Allora, il nostro è un numero verde che non ha costi di attivazione, non ha canoni, non ha bollette. Si paga soltanto il credito telefonico che va sul numero verde e come tu hai detto, si paga in prepagato. Quindi, tu imprenditore, scegli un numero verde, parliamo della cifra più piccola, che è il pacchetto più piccolo e da 150 più IVA, hai un numero verde con 150 euro di credito, quindi tu imprenditore paghi solo il credito che va sul numero verde e inizi a ricevere le telefonate. Non hai costi di attivazione, non hai canoni, non hai bollette, non hai costi di manutenzione. Tu con 150 euro di credito hai il numero verde più il pannello, okay? Che è incluso nel pacchetto. E a mano che ricevi le telefonate, utilizzi questo credito. Quindi cioè se tu imprenditore a dire ok, ho finito il credito perché ho ricevuto le telefonate, quindi potenzialmente chiuso già delle vendite, effettuo una nuova ricarica per continuare ad utilizzare il numero verde. Quindi non abbiamo costi fissi, cioè si acquista la ricarica in relazione a quante chiamate si ricevono, quindi al bisogno. Spero di aver risposto in maniera piena. E quindi io che faccio la parte dell'imprenditore, quello Sì. più rompipalle che esiste. E Sì. dove sta la fregatura, Gaia? Dimmi dove sta la fregatura, perché siamo in Italia, siamo abituati a vedere la fregatura. Dov'è? Dov'è? Allora, non abbiamo la Non fregatura, l'avete prevista? non l'abbiamo prevista No, ancora, dai, la no. fregatura, non l'abbiamo prevista la fregatura, anzi, sai forse la fregatura dove sta? Nell'utilizzo non strategico del numero verde, perché a volte mi capita di parlare con imprenditori che dicono, sì, ma io dopo 12 mesi ho ancora il credito. Per quale motivo? Vuol dire che non mi hanno chiamato? Perché il numero verde non ha funzionato? Ah, perché pensano che funzioni in automatico, da solo? Esatto. Poi quando gli chiedo, ok, dimmi dove lo hai mostrato il numero verde. La risposta più divertente che ho ricevuto è stata, l'ho mostrato ma con riservatezza. Ti giuro. Ti giuro, quindi dico il numero verde dà risultati se prima cosa di tutto viene integrato in una strategia completa e poi ovviamente il minimo indispensabile, ovvero sul sito, in firma, alle email, sulle pagine social, se si hanno i bigliettini da visita, materiale stampato, cioè su qualsiasi fonte, sia online che in cartaceo, le sales letter, se si fanno lettere di vendita, un cartellone anche un 6x3, se magari uno ha un business più territoriale e i suoi clienti sono sul territorio e fa in genere dei 6x3, invece di mettere soltanto qualche immagine creativa con il nome dell'azienda e basta. Inserisci una call to action, inserisci un invito all'azione, ovvero quale chiama il mio numero verde per la motivazione, poi dipende dal caso. Fantastico. E qui arriviamo ovviamente al punto di giunzione tra numero verde 800 e un'agenzia come la nostra che si occupa di marketing strategico, oltre che di comunicazione per conto dei nostri clienti. Quindi il concetto è questo. Come dici giustamente tu, è importante che un imprenditore ad oggi sfrutti e metta in leva il marketing Sì. per raggiungere il proprio cliente ideale. Sì. Ok?
che è tendenzialmente diverso rispetto a quello dei suoi competitor, perché altrimenti torniamo sulla famosa guerra dei prezzi di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi non parliamo di marketing strategico in questa sede perché non è la sede più opportuna, però immaginiamo che un piccolo imprenditore voglia, che ha una, contestualizziamolo, è un imprenditore che ha una piccola attività a livello geolocalizzato. Cosa significa? Che serve un paese piuttosto che una Sì. provincia italiana. Decide, perché gli è stato offerto uno spazio sul famoso cartellone 6x3, quindi il camion vela famoso in Sì. strada, ok? E decide di approfittare di questa offerta. Lui non sa ancora se questa cosa funzionerà o meno, però decide di approfittarne perché magari ha ottenuto un'offerta eccezionale. Cosa succede nella maggior parte dei casi? Che l'imprenditore effettua questo investimento, il camion vela rimane in strada per un mese e mezzo come da contratto, ok? E poi lui successivamente non riesce a percepire, a dare un valore all'iniziativa che lui ha intrapreso. Quindi ha investito dei soldi senza sapere effettivamente se quel cartellone 6x3 ha Esatto, funzionato o meno. esatto. Quindi online, su internet, l'imprenditore tendenzialmente sa che se fa partire una campagna su Facebook, e la maggior parte degli imprenditori, anche per gioco, ne ha provata almeno una, Sì. ok? Sa che Facebook dà una reportistica con quanti click ha ottenuto e dove le persone sono andate successivamente. L'imprenditore dice: ok, però fantastico sull'online e questa è un'opportunità. Ma per quanto riguarda le attività offline, potrebbero pensare che non funzionano appunto perché non riescono a quantificarle. Quindi, come secondo te può intervenire a supporto e come ulteriore veramente strumento che agevola la vita dell'imprenditore e ottimizza i suoi investimenti? Ok? Sì. Perché dobbiamo capire se quell'investimento fatto sul 6x3 funziona o meno. Perché? Perché se funziona, magari l'imprenditore vorrà poterci investire Nuovamente. nuovamente nel tempo. Esatto. Solo un folle continuerebbe a investire su una cosa che gli porta una perdita, no? Esatto. Quindi, in funzione di questo, e ho nominato il 6x3 perché l'hai nominato tu, è solamente un Sì, esempio, ci sì, sì, sì. sono tantissimi canali che possono essere Sì. utilizzati in base alla situazione specifica. In questo particolare contesto, come può il numero verde 800 dare una grossa mano all'imprenditore per capire se sta investendo bene i propri soldi o meno? Guarda, cade a fagiolo perché è semplicissimo, ovvero io imprenditore, anzi tu. Imprenditore, utilizzi un numero verde 800 per il 6x3, un numero verde per il tuo sito, facciamo un esempio, ok? Oppure, anzi, facciamo un esempio ancora indietro nel tempo. Sei un imprenditore che ancora non hai un numero verde, non lo hai, vuoi pensare, vuoi valutare di utilizzarlo e lo attivi sì, giusto, e lo attivi solo nell'occasione del cartellone, ok? Se tu lo inserisci sul cartellone il 6x3 con la call to action chiara di chiamare al numero verde per informazioni, per ricevere quell'offerta, poi ovviamente dipende dal caso. Il numero verde è uno strumento che ti permette di monitorare il risultato dell'investimento sul cartellone. In che senso? Perché con il numero verde, sempre grazie al pannello, al report, vai a verificare quante chiamate ricevi. Quindi facciamo un esempio. Se nel mese e mezzo che tu hai detto hai ricevuto 30 chiamate, di cui anche 3 hanno portato ad una vendita,
hai modo di calcolare il ROI di quell'investimento, ok? Cioè, quindi comunque ti escono fuori dei numeri che tu vai ad interpretare e puoi capire se quell'investimento ne valsa la pena per ripeterlo oppure no. Quindi in questo modo. Addirittura mi aggancio a questo ragionamento qui. Se un imprenditore col famoso 6x3 si trova a dover operare in una città medio-grande, quindi non ne Sì. metterà solamente uno, ne metterà due o tre, Bravissimo. okay? E ha la possibilità di avere numero verde 800 in formula prepagata, quindi senza costi fissi, che può Sì. accendere e poi disattivare quando vuole. Esatto. Potrebbe addirittura calcolare il suo ritorno sull'investimento, il famoso ROI di cui tu parlavi prima, dedicando un numero verde per ciascun 6x3 per capire Bravissimo. addirittura quali zone della città rispondono Sì. meglio Esatto, sì. alla Alcuni nostri. localizzazione precisa del cartellone o addirittura alla tipologia di messaggio. Esatto, sì, ovvio. Se poi magari fai anche un passo più in là e diversifichi il copy, magari puoi anche fare una valutazione sulla zona, sul copy, sull'immagine, Ecco, per copy cioè. intendiamo, lo spieghiamo, per copy intendiamo tutto ciò che è la parte testuale legata Esatto. al nostro annuncio, alla nostra pubblicità. Esatto. O se magari il business è un pochino più grande, si può pensare di avere un numero verde sul sito, un numero verde sui social, un numero verde sul cartellone, okay? Che questo è un utilizzo già fatto dai nostri clienti, okay? Magari hanno il numero verde storico che lo hanno sul sito, quindi quello è sempre in funzione. E poi aprono dei numeri verdi al bisogno che servono per misurare le performance di quel canale. Cioè, tu mi dici per esperienza che ci sono imprenditori che poi si fanno prendere la mano come se fosse una droga, sto numero Esatto, verde esatto. 800 che ne hanno 10-15 perché effettivamente sono tranquilli perché non hanno un sobbarco di costi, in realtà è un Esatto. Esatto. investimento perché li mette in condizione di lavorare meglio. Esatto, E esatto. quindi c'è questa cosa che il numero verde 800 potrebbe creare dipendenza. Cioè, Potrebbe, sì, Mettiamola mettiamola come così, controindicazione medica. mettiamola così, sì. Che potresti fare? C'è il nostro cliente Bardolla, Alfio Bardolla, che attualmente ne ha 13 numeri verdi, perché appunto li destina ognuno a un prodotto o a un servizio di assistenza. Ecco, diciamo che per chi non conoscesse Alfio Bardolla è il più importante financial coach che Esatto. abbiamo in Italia, che insegna alle persone come rendersi liberi finanziariamente, ma lo fa, e questo è proprio il motivo per cui è proprio il leader indiscusso, cioè lui e nessun Basta. altro, perché l'ha fatto questo percorso in maniera sapiente, perché prima ha dimostrato con i risultati di poterlo fare, perché l'ha applicato nella sua vita privata e nelle sue aziende. Esatto. Dopo aver provocato dei risultati, li ha ovviamente poi, che continua tra l'altro a portare avanti perché il suo business reale non è, sì, la formazione, però le 30 e passa aziende che ad oggi lui controlla. Per cui Esatto. Esatto. ecco, è un punto di riferimento indiscusso su tutto il territorio italiano. Voci di corridoio dicono che si stia espandendo anche in Europa, perché poi queste Sì. sono un po' le mire, e mi fa piacere per te, insomma, poterlo nominare in Sì, quanto cliente del numero verde con grande onore, sì. 800. Anche perché poi lo conosciamo entrambi dal punto di vista personale ed è comunque una gran bella persona. Al di Sì. là che siamo in Italia, quindi poi c'è tutto il marasma dei rosiconi, degli invidiosi e quant'altro, però è una di quelle poche persone veramente imprenditori che comunque hanno anche un lato etico ed emotivo molto molto puro. Ecco, Esatto. mi sento di dirlo, piccola deriva mia.
Bene, io direi che potremmo anche esserci, nel senso che sono, credo, volate una quarantina di minuti e penso che è volato. Io starei qui con te altre ore a parlare di Diciamo qualsiasi che cosa, ma mi rendo sempre anche conto che dall'altra parte c'è un no, imprenditore che ci background. sta ascoltando e quindi magari anche le proprie cose da fare, no? Vorrebbe anche un po', Sì. incassare e fatturare. Quindi Andare al sodo. questo è ovviamente l'augurio che io e anche da parte tua faccio a tutte le persone che ci stanno guardando. E quindi per concludere, arrivati a questo punto, mi sento di dire una cosa. Mi sento di dire che abbiamo parlato di tutte cose fighissime, ok? Io ne parlo dopo averti conosciuta e dopo aver letto il tuo libro, e posso tranquillamente dire che se domani mattina un imprenditore dovesse comprare il tuo libro, cioè facciamo un minimo di promozione etica, dai, ci sta, anche perché insomma io credo che tu ne vada orgogliosa di questa tua Sì, piccola creatura, no? moltissimo, Perché sicuramente ci moltissimo. hai sudato sopra per farlo, Sì, e volevi che è uscisse una cosa veramente figa. una cosa di valore perché comunque si tratta del primo libro in Italia sul numero verde, cioè non esiste alcun testo di riferimento, ma solo contenuti mirati alla promozione, l'offerta. Il contenuto commerciale, ecco, non c'è alcun testo che dia delle informazioni quantomeno imparziali sulle potenzialità di questo strumento. Quindi è il primo in Italia, penso anche nel resto del mondo in realtà, però insomma, diciamo che è il primo. In Italia, quindi vado molto fiera anche perché il mio libro è stato recensito da Milioner nel mese di ottobre. Il libro è uscito a settembre, quindi ne sono molto molto fiera. Bene, poi io ovviamente rincaro un po' la dose perché so che tu sei una persona comunque molto umile, sei una gran lavoratrice e non cerchi di non far uscire mai una parola fuori posto, cioè no, questa è una cosa che è una qualità che fa di te una persona molto rara. Te Ti la dico, ringrazio. ti faccio questo complimento in Ti diretta, no? ringrazio tanto. E ti dirò di più, quello di cui noi abbiamo parlato in questi 40 e rotti minuti è solo una piccolissima parte di quello che in Sì. realtà io ho trovato qui dentro, no? E che effettivamente sono tutte nozioni che hanno stimolato ancora di più quello che è il mio approccio sul mercato e che sono sicuro possa stimolare anche i clienti. E questo è il motivo per cui prima ancora, di registrare questa intervista, ci siamo un po' confrontati io e te su ciò di cui dovevamo e potevamo parlare durante questo video e cosa potessimo fare per gli imprenditori che ci hanno seguito. E quindi a quel punto tu ti sei dimostrata ancora una volta più unica che rara, nel senso che mi hai stupito con qualcosa che dal mio punto di vista ha dell'eccezionale, nel senso che hai ben capito come si possa fare effettivamente la differenza lì fuori sul mercato, ok? Cercando non solo di soddisfare le aspettative della persona che ci sta davanti, ma addirittura di superarle, ok? E questo è un qualcosa che ti fa onore e che Ti condivido in ringrazio. pieno perché è comunque fa parte delle mie sfide quotidiane. E quindi quando mi hai raccontato un po' la proposta che avresti voluto fare alla fine del video, ho detto, cavoli, è talmente figa questa proposta che vorrei farla io. Quindi ti ho chiesto se potevo farla io, perché Gaia di numero verde 800, arrivato a questo punto, vorrebbe dare la possibilità a tutte le persone che hanno guardato questa nostra intervista di poter capire appieno quelle che sono Esatto. le potenzialità di numero verde 800
contestualizzate nella loro situazione specifica, nel loro caso specifico, nelle loro esigenze e sfide di tutti i giorni. E Esatto. quindi Gaia cosa ha fatto? Ha attivato un numero verde specifico, in piena coerenza con quello di cui abbiamo parlato finora, ok? Un numero verde 800 unico, quindi che è presente solamente sotto questo video, quindi lo trovate qui sotto, dove chiamando appunto questo numero verde avete la possibilità non solo di affrontare e ricevere una consulenza gratuita di 30 minuti dove poter parlare della propria situazione specifica imprenditoriale, ma la prima delle sorprese è che a rispondervi ci sarà proprio Gaia in persona, quindi la Esatto. persona che vedete qui sullo schermo in fianco a me è la persona che vi risponderà. Ok? Perché è stata così gentile da mettersi a disposizione. Ok? E questo ti fa onore perché ci sono pochissime realtà che sanno ragionare così in maniera molto umana. Ok? Ringrazio Andrea, per me è un piacere. E oltre a questo, e qui arriviamo al superamento ulteriore dell'aspettativa, è che Gaia ha proposto che tutti gli imprenditori che la contatteranno, okay, e vi posso tranquillizzare che Gaia è così, non cercherà al telefono di vendervi niente che sia superfluo per voi, perché potreste anche non avere bisogno del numero verde 800 e Gaia ve lo dirà in maniera molto sincera. Okay? Oltre a questo, Gaia dice, ok, cos'è che posso fare in più per l'imprenditore che mi chiama? Analizziamo la sua situazione specifica, capiamo se effettivamente può essere funzionale l'inserimento di un numero verde per lui. In più, Gaia ha deciso di regalare 50 euro di credito bonus Esatto. contestualmente all'attivazione del numero verde, anche la versione più base, che è quella che dicevi tu prima, da 150 euro al 50 mese, più IVA. 150 più IVA, quindi l'imprenditore in maniera molto concreta si trova 200 euro di traffico dentro, spendendone 150, quindi ha già guadagnato, no? Esatto. Senza aver fatto ancora nulla. E in più, dulcis in fundo, visto che poi magari siamo riusciti a far venire l'acquolina in bocca, io non sono un attore, però magari siamo riusciti a far venire l'acquolina in bocca per questa tua creatura, in più Gaia dice, ok, le persone che fossero anche interessate al libro, pagandomi solamente le spese di spedizione, perché quello ovviamente tu non puoi controllarle, Esatto. vi invia anche il libro gratis. Quindi gratuitamente vi trovate a casa questo libro, ecco, di cui non abbiamo parlato, però quando io l'ho aperto, Gaia, e questo non te l'ho mai detto, mi sono trovato dentro un'altra cosa che ha superato le mie aspettative, perché mi sono trovato dentro una mappa che non ho fatto in tempo ad appendere al muro per questa video intervista, una mappa molto, molto carina che spiega tutto quello in maniera molto visiva, molto comprensibile, spiega tutti quelli che sono i passi che l'imprenditore deve necessariamente seguire per strutturare una strategia di marketing con numero verde che Sì, funzioni, ok? esatto. Perché il nostro obiettivo è quello che poi l'imprenditore abbia un beneficio e anche un Esatto. ritorno economico da quest'operazione. Esatto. Quello a cui ci tengo, Andrea, scusami, è Sì. specificare che il numero verde dà maggiori frutti se integrato in una strategia, ok? Quindi imprenditore, se non sei in grado tu da solo perché non hai le risorse di mettere in piedi una strategia, affidati a professionisti, come in questo caso è Andrea, dove andrete insieme a strutturare una strategia ed includere il numero verde. Ecco sì, poi è ovvio che l'imprenditore magari piccolo che vuole magari testare un po' il terreno, già il semplice fatto di inserire un numero verde con anche Sì, le indicazioni che tu gli certamente. darai se ti chiamano, cioè, già questo fa tutta la differenza del mondo. Poi di passo in passo, nel senso che si cresce e poi sta anche la sensibilità dell'imprenditore, dire ok, io da solo, l'azienda sta crescendo, non posso più permettermi e non ho nemmeno il tempo fisico per dedicarmi al marketing. So quali sono le regole che lo regolano, appunto.
decido poi di farmi supportare, affiancare da altre persone. Esatto. Però ecco, sì, è sicuramente un passo importante. Sicuramente se l'azienda è ancora a dei livelli piccoli di fatturato, impariamo Il numero a fare le. verde è il primo passo. Il numero verde può essere assolutamente il primo Il primo passo. passo. Quindi, ricapitolando, Sì. abbiamo visto un sacco di cose oggi, abbiamo parlato di numero verde, abbiamo parlato di quello che è il contesto in cui l'imprenditore si trova a dover operare, soprattutto, comandato dalla concorrenza, e come poter uscire, anche grazie al numero verde, da questa lotta, concorrenziale. Abbiamo visto quelli che sono alcune false credenze legate al numero verde, Esatto. come il numero verde può essere implementato in maniera facile e veloce all'interno dell'azienda e come può portare dei benefici sia professionali che personali nella vita dell'imprenditore, perché il fatto che uno strumento mi aiuti anche a risparmiare tempo, addirittura liberare del tempo che io posso Sì. passare per seguire le mie passioni, la mia famiglia e i miei hobby. Tutta una serie di Esatto. cose è importante, no? E Esatto. dà valore. Esatto. Quindi, Scusami se ti sì. interrompo, una cosa mi viene in mente al volo. Ci sono imprenditori che prima di utilizzare il numero verde fornivano il proprio numero di cellulare, okay? A potenziali clienti, collaboratori, fornitori e quant'altro. Per come hai detto tu, avere più tempo libero, svincolarsi e delegare, oggi forniscono il numero verde. Quindi in questo modo tu, imprenditore, riesci anche a mantenere un certo riservo della tua vita privata, perché non dai il numero personale, Certo. ma dai il numero verde, quindi saprai che c'è qualcuno a gestire la telefonata e solo se questa è fondamentale e strategica ti verrà girato il contatto. Fantastico. Fantastico, hai fatto bene a specificarlo perché proprio è un punto che mi trova molto, molto sensibile, nel senso che poi la qualità, il vero valore della nostra vita è quello che riusciamo a soddisfare, no? Non solamente dal Sì, punto di vista imprenditoriale, ma a creare un esatto. equilibrio che ci fa stare bene, ok? Con Esatto. la voglia poi nel weekend di tornare a lavorare il lunedì mattina perché siamo carichi. Esatto, Ed è perché siamo un'altra cosa carichi. rispetto ad essere costantemente stressati. Esatto. Fantastico. Quindi detto questo, per chi di voi è interessato, qui sotto trova i riferimenti. Il numero verde da comporre è l'800 85 84 86. Esatto. Okay. Quindi questo è il numero da chiamare. Potete ricevere solamente perché avete visto questo video, quindi questa offerta non è presente da Esatto. alcun'altra parte. Potete ricevere una consulenza gratuita specializzata direttamente con Gaia di 30 minuti, che ha un valore pazzesco. Oltre a questo, dal momento in cui deciderete e valuterete insieme a Gaia che l'attivazione del numero verde potrebbe essere ed è una soluzione ottimale e funzionale a quella che è la vostra realtà imprenditoriale, ottenete ulteriori €50 di credito telefonico in omaggio e in più, se lo desiderate, il libro Fatti chiamare, scritto da Gaia, Esatto. in omaggio pagando solamente le spese di spedizione. Vogliamo dire il prezzo di copertina del Ah, sì, vero, libro? hai ragione. Ti sto dicendo se ero stato bravo, però ecco, un pezzettino me l'ero mancato. Il libro è €16,90, lo mostriamo qui. Non Esatto. so se si vede. Sì. Eccoci. Esatto. Bene, Gaia, detto questo, se non c'è altro che vuoi aggiungere, io ti saluterei. Sei stata disponibilissima Grazie a te, Andrea. come sempre, è sempre un piacere vederti, confrontarmi con te, perché oltre all'aspetto professionale, trasmetti gioia alle persone, quindi per Ti ringrazio. me è una cosa che faccio sempre molto 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 volentieri e mi fa piacere averti ospitata qui con me oggi. Ok? Ti ringrazio, Andrea. È stato un piacere. Ciao Gaia, ciao a tutti e Ciao, a presto. buona giornata e buon business soprattutto, eh? Ciao! Ciao.